Gianni Rovelli è direttore della comunicazione e del marketing commerciale di Banca Mediolanum e qui a Catania, nella tappa siciliana di Panorama d'Italia, ha appena fatto una conferenza, un'intervista, una conversazione pubblica su quello che veramente è un po' un fenomeno nel marketing di questo paese, forse non solo. C'è 15 anni di storia della comunicazione di Banca Mediolanum che, ricordiamocelo, è l'unica banca italiana innovativa nata da un imprenditore in questo paese negli ultimi 3 decenni. Ho voluto una banca senza sportelli né code, costruita intorno all'uomo per dare più valore ai suoi valori. Una banca che sta per come dire, offrire sul mercato un nuovo spot, una nuova comunicazione. Come abbiamo visto, dietro ogni spot c'è un passaggio importante della vita dell'azienda. Lo spot che sta per andare in onda, che andrà in onda nei prossimi giorni, che cosa racconta? Beh, è un'anteprima, abbiamo presentato stasera in anteprima questa nuova campagna di comunicazione. Abbiamo visto nella scorsa campagna pubblicitaria il nuovo testimonial della nostra comunicazione, Massimo Doris, il nostro amministratore delegato, che ha preso lo scettro del comando dell'azienda e quindi questo passaggio generazionale con Ennio Doris a livello di testimonial nella nostra comunicazione. Nella prima campagna di comunicazione abbiamo rappresentato quello che era il nostro modello, come funzioniamo, quindi tutti i servizi che offriamo. Una banca che viene da te con i suoi uomini. L'ho voluta sempre aperta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questa nuova campagna di comunicazione Massimo Doris presenta quello che è la nostra offerta, quindi andiamo a completare il messaggio di comunicazione interpretando prima quello che era come funzioniamo, adesso cosa offriamo a livello di completezza della nostra offerta. Immagina una banca che ti accompagna in ogni momento della tua vita, perché ti offre un conto corrente a canone zero, una carta di credito con la tua foto, così è più sicura, e tante soluzioni di mutuo per una casa tutta tua. Quindi un passaggio importante nel segno della chiarezza e della divulgazione. Ma c'è un altro aspetto che è venuto fuori questa sera che non va trascurato quando si parla di comunicazione. Oltre agli spot, oltre alla grande comunicazione di massa, broadcast per usare una parola difficile, Mediolanum ha sempre lavorato moltissimo sul territorio con una comunicazione interpersonale che è ricchissima di momenti. E Panorama d'Italia, che ha condiviso con voi 9 tappe, ce ne sarà una decima, ha vissuto, ha toccato sul mano, sul territorio, questa realtà. In cosa consiste? C'è la riepiloga? Sì, sì. In questa serata noi abbiamo fatto vedere 15 anni della nostra comunicazione, l'advertising della nostra forza di comunicazione. Io uso Mediolanum perché è pratica. È la mia banca personale, è come avere una banca in casa. Un servizio veloce, efficiente, dinamico e orientato al futuro. Ci sono dei momenti nei quali una banca deve fare di più. Nella vicenda Lehman Brothers, una situazione difficile. Ma la vera forza di comunicazione di Banca Mediolanum è proprio la presenza sul territorio in eventi come questo. Cioè, nel senso, queste, tu hai citato 9 tappe sul territorio, noi circa ogni anno organizziamo più di 9.000 eventi sul territorio. 9.000 eventi di comunicazione, cioè dove i nostri clienti o delle persone che invitiamo, dei prospect che invitiamo, partecipano a degli eventi, a dei momenti di comunicazione insieme ai nostri family bank. Per noi la comunicazione si lega alla relazione con la nostra rete di vendita. Quindi è una cosa molto umana, molto personale. Assolutamente, perché pensiamo, crediamo che i momenti come questi possano far vivere l'esperienza importante ai nostri clienti vicino proprio alla loro figura di riferimento, che è il family banker sul territorio. Beh, in bocca al lupo allora, grazie. Grazie, grazie a voi. Puoi avere un piano previdenziale per un domani più sereno e una protezione che ti assicura da rischi grandi e piccoli. E per tutto questo hai la consulenza del Family Banker, che ti segue anche nella gestione dei risparmi.